In occasione della fondazione dello storico studio fotografico del Bianco, lunedì 19 dicembre alle ore 21 verrà proiettato al Cinema Politeama in via Arco d'Augusto un film con storie e immagini raccolte in oltre 50 anni sulla città fanese. Personaggi storici, luoghi caratteristici, immagini e foto esclusive che raccontano la Fano di un tempo e quella moderna. Vedremo personaggi che sono rimasti nel cuore, nell'immaginario collettivo dei fanesi, come per esempio Paolino, Romano. Vedremo tanti quadri del pittore Tom Storer e in generale potremo apprezzare le differenze tra la Fano di ieri e la Fano di oggi. Quindi sarà una proiezione gratuita che avverrà il 19 dicembre, lunedì 19 dicembre alle ore 21 presso il Cinema Politeama e alla quale siete tutti invitati. E ci saranno anche delle immagini particolari? Ce ne saranno alcune veramente rare, per esempio abbiamo digitalizzato soltanto recentemente alcune antiche fotografie relative al 1930 in cui vengono mostrati i danni del sisma che in quell'anno aveva colpito la città. Altre immagini rare provengono dall'archivio Luce che abbiamo ritrovato proprio mentre svolgevamo le ricerche per questo documentario e quindi sarà bello poter vedere per esempio i bambini della colonia Tonini a passeggio per Via Nolfi. Vedremo un antico filmato relativo alla festa del mare, anche questo proveniente dagli anni 30. Ci sarà un rarissimo filmato sul Carnevale di Fano, risalente al 1935, in cui vedremo lo sfarzo dei carri allegorici che sfilavano al tempo lungo il corso Matteotti. Quindi sarà un modo per apprezzare le bellezze di Fano ed è un invito rivolto a tutti quanti amano la nostra città oppure hanno desiderio di approfondire la storia della città della fortuna. Lungo lavoro di preparazione curato nei dettagli dalla famiglia del Bianco e che finalmente verrà proposto in prima visione al pubblico fanese. È un film di Natale tutto fanese, un film da vivere e condividere insieme. Vedremo storie del passato e arriviamo fino poi ai giorni nostri. C'è da commuoversi, da sorridere. Insomma, vi aspettiamo tutti quanti al cinema.